Salve a tutti, sono il dottor Placentino Filippo, sono un cardiologo che si occupa in particolar modo del trattamento delle aritmie cardiache e dell'impianto dei pacemaker e defibrillatori. In questo video vi parlerò di dieta, integratori alimentari e fibrillazione atriale. Trovate altri video simili a questi sui miei canali Facebook, Instagram e YouTube, dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Promuovere una dieta salutare è sicuramente uno dei punti di forza della prevenzione cardiovascolare in generale e anche della prevenzione delle aritmie e della fibrillazione atriale. Ma tra tutte le diete esistenti, quale scegliere? Sicuramente tutti gli studi sono concordi che le diete ipocaloriche sono quelle lì che hanno ottenuto i migliori risultati. Tra tutte le diete ipocaloriche, però, quella che spicca più di tutte è la dieta mediterranea. In questo siamo fortunati essendo nati in questa regione pienamente mediterranea. Il punto di forza di molte diete è sicuramente la perdita di peso. La perdita di peso è molto importante, infatti, nelle persone in sovrappeso, nelle persone obese, perché si è visto che riduce il rischio cardiovascolare, il rischio di aritmie e promuove la salute in generale. C'è da dire però che se andiamo a fare degli studi sul lungo termine, superati in particolare i 12 mesi di dieta, quella che continua a spiccare sempre di più è la dieta mediterranea ipocalorica. Tra gli studi che non hanno dato buoni risultati nel campo dell'aritmologia, devo citare lo studio ARIC, pubblicato nel 2019. Questo studio ha valutato le diete a basso contenuto di carboidrati e si è visto che queste possono aumentare il rischio di fibrillazione atriale. Questo aumento del rischio di fibrillazione atriale avviene indipendentemente dal tipo di proteine o grassi che venivano utilizzati per sostituire i carboidrati. Dunque, attenzione alle diete a basso contenuto di carboidrati, soprattutto se fatte per lungo periodo. La dieta mediterranea è una dieta che è supportata da numerose evidenze scientifiche. Questa dieta viene definita dieta sana e sostenibile. Ha dimostrato infatti di ridurre l'insorgenza di alcune patologie molto importanti come il diabete, l'ipertensione, patologie cardiovascolari, tra cui l'infarto del miocardio e anche le aritmie, oltre ad avere tanti altri benefici. Questa dieta purtroppo si sta utilizzando sempre meno perché è molto più facile prendere alimenti conservati, alimenti confezionati, anziché utilizzare la frutta e la verdura di stagione che sono poi i capisaldi della dieta mediterranea. Questi cambiamenti nel tempo hanno portato, tra gli altri fattori, all'aumento di sovrappeso, obesità e all'aumento anche delle patologie cardiovascolari, con un importante impatto sulla salute globale. Ma vediamo in cosa consiste principalmente la dieta mediterranea. Sicuramente la frutta e la verdura di stagione sono gli alimenti più importanti insieme ai cereali e i loro derivati come pane e la pasta, l'impiego dell'olio extravergine di oliva e l'utilizzo anche di pesce e di carne, soprattutto quella bianca, e le proteine di origine vegetale come ad esempio nei legumi. Uno dei punti di forza della dieta mediterranea è l'ottimale apporto di proteine, carboidrati e grassi. Inoltre, c'è un alto contenuto di fibre alimentare, anche tante componenti ad azione antiossidante ed infine alimenti a basso indice glicemico. È importante inoltre la regolarità dei pasti, che prevede oltre colazione, pranzo e cena, anche gli spuntini a metà tra colazione e pranzo e pranzo e cena. Nel 1992 il Dipartimento statunitense dell'Agricoltura ha ideato un grafico che ha chiamato piramide alimentare. Questo grafico è stato poi rivisto dal Ministero della Salute italiana nel 2003, che l'ha adattato alla nostra popolazione, e lo vediamo qui di seguito. Partendo dalla base della piramide, troviamo gli alimenti che devono essere consumati più frequentemente e più volte al giorno. Man mano che si sale, questi alimenti devono essere utilizzati sempre meno e in quantità minori. Vediamo che alla base ci sono frutta e verdura di stagione che devono essere consumate in grandi quantità.
Salendo troviamo i cereali come pasta, pane e riso, che anche questi devono essere consumati in quanto contengono importanti fonti di energia. Salendo poi troviamo i grassi definiti da condimento come l'olio extravergine d'oliva e il burro, che in quantità moderata sono anche questi molto importanti. Salendo ancora troviamo il latte e i suoi derivati. Questi anche devono essere consumati perché danno un apporto di calcio fondamentale per la crescita delle ossa. Devono essere favorite le forme parzialmente scremate e magre. Salendo ancora troviamo le fonti proteiche. Intendiamo per queste fonti proteiche la carne deve essere favorita a quella bianca e di animali di piccola taglia, il pesce, le uova, i legumi, i formaggi e via di lì. Deve essere fatto invece un consumo solo occasionale di dolci e snack, le merendine. Questi alimenti infatti contengono degli zuccheri raffinati, che sono degli zuccheri che sono stati privati delle loro fibre, dei loro valori nutrizionali, e fanno sì che il glucosio venga assorbito in maniera molto rapida dall'organismo. Questi zuccheri vengono quindi assorbiti dal nostro corpo, ma in realtà non lo nutrono, vengono definite calorie vuote, poiché non forniscono energia, causano senso di fame e favoriscono l'accumulo di grasso. Un breve cenno adesso lo farò riguardo gli integratori alimentari che sono stati studiati in campo aritmologico. I primi che cito sono gli omega 3. Questi acidi grassi sono stati molto studiati e si è visto che abbassano i livelli di trigliceridi, quindi possono avere un effetto benefico sul nostro organismo, ma se utilizzati in grandi quantità, possono aumentare il rischio di sviluppare la fibrillazione atriale. Il consiglio è sempre di non assumerli, fai da te, ma di essere seguiti da uno specialista. La seconda che cito è la vitamina D. Questa vitamina non ha dimostrato in generale di ridurre il rischio di fibrillazione atriale sulla popolazione generale, ma si è visto che nel periodo perioperatorio può avere un ruolo nel ridurre l'incidenza di fibrillazione atriale nelle persone che ne sono carenti. Anche se la vitamina D non ha dimostrato di ridurre il rischio di fibrillazione atriale, è comunque molto importante integrarla in chi ne è deficiente o carente per ridurre il rischio di osteoporosi. Degli acidi grassi omega 3 e della vitamina D ho parlato in altri video dedicati. Infine cito la vitamina C, cioè l'acido ascorbico. Purtroppo neanche questa vitamina ha dimostrato di ridurre il rischio di fibrillazione atriale, pertanto al momento possiamo dire che nessuno degli integratori alimentari ha dimostrato di ridurre il rischio di fibrillazione atriale e l'unica cosa da seguire è la dieta sana ed equilibrata, in particolare la dieta mediterranea ipocalorica, ovviamente insieme all'attività fisica. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a mettere mi piace e a condividerlo. Seguitemi sulle mie pagine Facebook, Instagram e YouTube, dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Ricapitolando, in questo video abbiamo visto come una dieta sana ed equilibrata riduce il rischio di malattie cardiovascolari in generale e anche il rischio di aritmie, in particolare della fibrillazione atriale. Abbiamo visto come la dieta che ha mostrato i migliori risultati è la dieta mediterranea ipocalorica, che è quella che dovrebbe essere seguita giornalmente. Inoltre, abbiamo visto come nessun integratore alimentare al momento ha dimostrato di ridurre il rischio di incidenza della fibrillazione atriale, dunque al momento non può essere consigliato nessun integratore per ridurre questo rischio. Grazie e buona salute a tutti.